Siccome vi ho promesso di fare tutte queste cose, io sono la prima, ho già declinato alcuni concetti delle altre, però, e siccome ogni promessa, come si dice, è un debito, io devo onorare e spero di farlo questi debiti con voi senza tediarvi più di tanto, insomma. Chiudiamo, aspetta che... Mi ha seguito lei, sì? Grazie, la ringrazio, la ringrazio. Scusate, eh. Senza di lei, no, senza di lei come faccio? Allora, riprendiamo da questo schema, che chiaramente è uno schema riferito a quelli che sostanzialmente cosa sono? I fattori che mettono in crisi un modello, no? Qualsiasi modello. Ma un modello consolidato di welfare in un ambito, diciamo, a livello nazionale, evidentemente, no? Nel caso italiano, poi questi fattori hanno agito in maniera anche più dirompente rispetto ad altri contesti. Alcuni mi suggeriscono, mancano alcuni elementi tipo, insomma, l'efficienza della pubblica amministrazione, eccetera. Quindi il ragionamento è, fino agli anni 70, diciamo 20 anni fa, 30 anni fa, queste cose avevano un determinato tipo di andamento, giusto, sbagliato, non sono entrato in merito. Attualmente le cose vanno in maniera molto diversa. Quando abbiamo parlato, non so, modello di relazione industriale, vi faccio un esempio molto banale. Crisi del calzaturiero, va bene, dei divani, eccetera, eccetera. Immaginatevi una crisi negli anni 70, crisi, grossa fabbrica, eh? Che succede a grossa fabbrica? La Fiat, no? 200.000, il Mirafiori, l'Alfa Romeo, eccetera, eccetera. Che succede? Che hanno una relazione industriale di questo tipo, che il sindacato è un sindacato forte, perché sono iscritti al sindacato, hanno una controparte che si chiama datore di lavoro, no? E il sindacato in quel modello di relazione non chiede semplicemente la busta paga, chiede anche che cosa? Le case, la scuola, i servizi, perché ha la capacità di non me li dai, ma non me li dai tu, c'è un governo, lasciate perdere se il governo, eccetera, non mi interessa. Beh, un modello di relazione industriale basato su che cosa? Su una concertazione tra il mondo del lavoro e le sue rappresentanze, i datori di lavoro e sostanzialmente il governo, la fabbrica. Pensate alle relazioni industriali. Oggi non c'è più la fabbrica, ci sono tante fabbrichette, tante piccole, micro, eccetera, dove il sindacato o non c'è, o non c'è, o se c'è, ha dei problemi che sono le crisi, che sono le ristrutturazioni, le delocalizzazioni, che sono la salvaguardia, capite, della ricchezza dei posti di lavoro. Altro che chiedere, lì si tratta di cercare di assorbire. Quindi è un modello di relazioni industriali dove anche come dire, alcune vertenze, no? Le case popolari, no? Non ci sono più, non perché non esista bisogno che ci sia un'edilizia popolare, ma perché la forza che c'era dal punto di vista, no, sociale viene molto meno, insomma, dov'è il sindacato? Il sindacato dei precari, che sono tantissimi, ma sono tutti distribuiti in situazioni molto, molto particolari da questo punto di vista. Cambiando quel tipo di modello è chiaro che anche i servizi, il welfare, necessariamente cambia rispetto a questo. Proviamo ad andare avanti e parlare quindi di riforma del welfare. Tutti i paesi, indipendentemente se sono universalistici, eccetera, hanno affrontato questa crisi, come dire, in primo luogo di risorse, ma non solo, non è solo questo di risorse, in maniera abbastanza unitaria. Tutti i paesi europei hanno introdotto di riforma nell'ambito delle proprie politiche di protezione sociale. Se volessimo parlare di sanità, la nostra riforma che ha introdotto il servizio sanitario è una riforma del 1978.
dico sanità, mi metto qua. Questo sistema comunque è stato riformato nel 92-93. Questa è la 833 che ha creato il Servizio Sanitario Nazionale, qui sono i decreti legislativi 502 e 517, la riforma sanitaria. Parlo di previdenza, abbiamo il passaggio dalla riforma prima Amato del 92 alla riforma Dini del 95 fino ad arrivare all'ultima riforma, cioè ci sono i passaggi ineludibili, no? Da questo punto di vista. Rapporto di pubblico impiego, anche qui abbiamo la riforma all'inizio degli anni 90, cioè tutte la riforma dei servizi sociali invece è la legge 328, la legge Turco del 2000 sul sistema dei servizi, la rete di servizi sociali. Quindi tutti i paesi, io parlo d'Italia, in realtà sto parlando un po' di tutti, tutti i paesi hanno affrontato il tema. La nostra riforma Dini del 95, riforma previdenziale, sostanzialmente è stata poi ripresa, io stavo dicendo ricopiata da altri contesti come la Svezia, che ha introdotto alcuni elementi della nostra riforma nella loro riforma, quindi non è che siate di inventare niente, no? Non è questione di politica, destra, sinistra, centro, non mi interessa, che tutti i paesi hanno affrontato il tema di sostenere comunque un sistema di servizi, di welfare, in condizioni molto diverse, capite, da quello che era il contesto in cui questo tipo di servizi, di istituzioni era stato creato. I fattori che hanno maggiormente spinto sono l'unione monetaria, il fatto dei famosi parametri, no? Di Maastricht, vi ricordate, no? Il 3% di deficit ammesso, eccetera, e quindi il fatto che non si potesse più sforare e utilizzare il bilancio come il deficit di bilancio come un, elemento che finanzia questo tipo di servizi oltre un certo livello, e le trasformazioni strutturali che hanno un impatto significativo sulla spesa, quindi abbiamo visto le dinamiche demografiche, eccetera, eccetera. Tutti i paesi cosa hanno fatto? In misura diversa hanno introdotto elementi che aumentano la selettività dell'accertamento dei beneficiari. Questi means test, cioè che non vuol dire negare il servizio, attenzione, hanno reso più rigoroso l'accesso a determinati servizi. Dice, ci fa un esempio banalissimo, nel nostro paese non c'era un criterio universale di carattere reddituale per accedere ai servizi a domanda individuale, cioè ogni comune sostanzialmente fissava lui, no? Il livello di reddito. Oggi abbiamo uno strumento che si chiama ISEE, che dice, valuta non solamente la condizione reddituale ma altre caratteristiche che danno, inquadrano maggiormente le condizioni reddituali del soggetto, e questo strumento vale per Galatina, per Montagne e Valtelline, dove abito io, tanto per capirci, cioè è universalistico, che non vuol dire negare l'accesso, vuol dire però condizionare l'accesso e anche la compartecipazione, se c'è del caso, ai servizi, a uno strumento di valutazione. L'accesso a borse di studio, determinati tipi di strumenti, lo stesso accesso all'invalidità è stato rafforzato, che non vuol dire negato, attenzione, ma si è cercato di rendere più, come dire, equo a chi effettivamente ha bisogno l'accesso a determinati servizi, a scapito evidentemente di altri, no? Questo non vuol dire i falsi invalidi ci saranno sempre, perché avete capito, questo è un'altra cosa, insomma. Sto dicendo che in tutti i sistemi quello che prima era un po' l'eccezione, no? Restringiamo un po', adesso è più diffuso. Il concetto di merito, per esempio, no? A chi ha bisogno ma anche a chi lo merita, quindi anche dal punto di vista, premiare determinati comportamenti virtuosi, eccetera. Ecco, anche qui, welfare to work, non è solamente il sostegno
no? Al reddito o alla formazione di coloro che sono disoccupati e anche premiare chi cerca attivamente un'occupazione, capite? Attivamente, non la cerchi, beh, come dire, viene anche meno il criterio di sostegno, no? Di formazione. C'è il corso di formazione, ci devi andare, tanto per capirci, altrimenti cosa serve? Poi si potrebbe discutere se la formazione serve o meno, ma dipende anche molto dai formatori, ma questa è la mia valutazione e la chiudo qui. Privilegiare le misure di welfare to work, che cosa vuol dire? La ricerca di percorsi di inclusione tramite servizi e incentivi a migliorare l'occupabilità delle persone. È il lavoro che finanzia il welfare, ok? Quindi incentivare il lavoro non è una cosa che è utile solamente, capite? Al lavoro, al lavoratore, al disoccupato, ma è utile al sistema. Rendere più occupabili le persone, più formate, più aumentare, come si dice, il capitale umano è una maniera per, come dire, rendere più sostenibile il sostegno a tutta la popolazione, non solamente a quella fascia di popolazione. Quindi migliorare l'occupabilità o come integrazione ai sussidi monetari, ai sostegni monetari passivi, non più semplicemente il sussidio, ma sussidio più vate a cercare un lavoro. Sussidio e corso di formazione, capite? Sostegno e attiva ricerca di lavoro. Ed è un cambiamento, se ci pensate, rispetto alle logiche italiane, no? Del monetizzare il bisogno, straordinario. Invalidità ti do l'indennità. No, invalidità, disabilità vuol dire inserimento lavorativo. La legge è 68 del 99, capite? Non si sta parlando di cose di un secolo fa. E cambia anche il tema, proprio anche qui, dell'inserimento, come dire, l'obbligatorietà, collocamento mirato disabili, mirato, cioè il matching tra domanda e tra il bisogno evidentemente di occupazione e possibilità, che non è così semplice, mi raccomando, dipende anche dal tessuto produttivo. Mi ricordo una cosa mia personale, era la differenza per esempio che c'è tra Varese e Milano e Pavia dal punto di vista del collocamento mirato disabili, e della tipologia di industrie e di occupabilità, soprattutto non so, le industrie di edilizia, di costruzioni, è difficile, molto più difficile rispetto al terziario, tanto per capirci, assicurativo, bancario, di servizi in genere. Se un territorio è ricco di quel tipo di imprese, eccetera, è chiaro che poi stenta molto di più a rispettare le quote, e questo porta naturalmente delle conseguenze molto notevoli. Quindi quando sentite parlare di welfare to work, non è il welfare che sta lavorando, è legare l'accesso a un servizio all'impegno concreto, individuale, a crearsi un'occupazione, il concetto di start-up e così via. L'ultima, e poi facciamo, dovrebbe essere la penultima, no? Ok. Fortemente condizionati. Progressivo superamento del sistema di produzione fordista, no? Quindi abbiamo visto dalla fabbrica, della concentrazione, ma la qualità, la piccola dimensione, eccetera. Lavoro flessibile e rischi di introduzione del rapporto di lavoro. È chiaro che tu puoi anche fare qualsiasi riforma, ma se, no? Contratti a termine, se il copro, se no? Non si stabilizzano sostanzialmente queste forme, è chiaro che no, il volume poi di risorse per poter rispondere è molto meno. Nuove forme di esclusione, pensate come dire, a tutto quello che è legato, no, a fenomeni di carattere razziale, per esempio, o alle discriminazioni, insomma, che esistono, no? Che sono molto, molto più, come dire, forti di quanto sembri. La donna, la donna, poi andate a chiedere di essere assunta come donna sui 25 anni appena sposate, tanto per fare un esempio, che è un'esclusione
legata a che cosa? A motivi di lavoro? No, è legata a tutt'altro rispetto a questo, tanto per fare un esempio. Forte ricorso alle reti, maggiore ricorso alle reti dell'assistenza pubblica. È chiaro che in situazioni di crisi poi le risorse sono destinate prioritariamente a che cosa? A garantire il minimo di reddito alle persone che il lavoro l'hanno perso. I progressi sono quindi sempre più intrecciati con le trasformazioni del mercato del lavoro. Parlare di riforma del welfare, quindi, è parlare principalmente di inclusione, inserimento lavorativo, aumento della base produttiva, miglioramento della qualità dei servizi per l'occupabilità. Non è parlare di sanità, capite? È anche parlare di sanità, ma principalmente è quanto vi sto dicendo. Fornire pensioni più efficaci e favorire l'integrazione sociale dell'assistito. Rispetto a un mondo più complesso, dare risposte evidentemente più mirate e più rispondenti. Quali sono i tratti comuni? Tendenziale da sistemi monetari a erogazione di servizi. Per l'Italia questo è un dramma dal punto di vista proprio ontologico, perché essere abituati a c'è un problema, due soldi, c'è un problema, una rete di servizi, è facile a dirsi, soprattutto per quanto riguarda anche l'aspetto legislativo. Non basta fare una legge, o basta fare una legge regionale per poi a cascata ottenere risultati, perché devo cambiare sia il funzionamento della pubblica amministrazione. È molto più facile fare un bollettino, come dire, vai in pensione, va alle poste a ritirare ogni mese un assegno, rispetto a creare una rete di servizi per l'inserimento lavorativo, creare un programma, il match, no? Che è tra imprese che cercano oppure sono obbligate e caratteristiche delle persone, no? Gestire per esempio i bandi per l'inserimento lavorativo in maniera trasparente, tanto per capirci. È molto più semplice dare dei soldi, tanto perché rispetto a creare questo tipo di problemi. Ricerca di un maggior coordinamento tra le politiche dell'assistenza e politiche per il lavoro. Noi siamo fortunati perché nel nostro paese c'è una realtà che questi due elementi ce l'ha connaturati alla propria ragion d'essere, che è la cooperazione sociale. Da parte di lavoro, quindi di dignità, di liberazione, anche di valorizzazione, e la parte relativa all'inclusione, all'assistenza, alla cura della persona stessa. Non so se sono chiaro. Dopo questo, poi ve ne metto altre, seguitemi sul discorso degli istituti del welfare stesso. Vi farò brevemente perché poi devo andare subito alla parte seconda. Allora, quali sono? Seguite. Quali sono gli istituti del welfare? Se avete presente il welfare, cosa dite? Allora, il welfare è in primo luogo previdenza, ovviamente, no? La previdenza distinguiamola in due grandi categorie, vecchiaia e anzianità, le pensioni comunque di chi, i trattamenti di quiescenza di chi comunque ha un percorso, ha una sua, o per anni di lavoro o per anni come limiti di età raggiunge un determinato diritto. Oppure previdenza è anche... Però questa me lo devo ricordare, altrimenti... Non la prendiamo, sì. La previdenza è anche reversibilità, cioè il fatto che i trattamenti di quiescenza non vanno direttamente, purtroppo, al soggetto che ne aveva diritto, ma vanno ai superstiti. Ci sono dei problemi? No, dicevo di audio, scusatemi. Cioè la reversibilità come diritto acquisito non più del soggetto ma dei superstiti, orfani, vedove, vedovi,
mi raccomando. Il secondo istituto, questo pesa sulla spesa sociale italiana per 2/3, tra previdenza, anzianità e la parte relativa a trattamenti di quiescenza, ok? E reversibilità sulla spesa sociale, qui questo pesa nel nostro paese per i 2/3 della spesa sociale. Adesso arrivano quando finisco. La seconda componente del welfare è la sanità, ovviamente. Quindi il servizio sanitario nazionale e i servizi erogati dal servizio sanitario nazionale, che poi andiamo a vedere meglio quando parliamo dei LEA, eccetera, eccetera. Arrivo, eh? La terza componente, ecco, la sanità quanto pesa? Pesa attorno al 20-25%, dipende dagli anni, eh? Quindi abbiamo un 66 più 25, capite come mai per il resto c'è rimasto poco o niente? Che cos'è il resto? Il resto è invalidità, invalidità, non l'invalidità INAIL, attenzione, l'INAIL è un'assicurazione, mica assistenza, uno paga, se purtroppo succede, qui parlo di invalidità che è invece di tipo non INAIL, non di lavoro, quindi riguarda proprio le condizioni del soggetto. Posso andare avanti? Spero di sì. Allora abbiamo detto, la previdenza, la sanità, scrivo le voci a spanne per capirci, non un punto più, un punto meno, poi abbiamo l'invalidità, facciamo un 7%, totale deve fare 100, capite? Quello che rimane che cos'è? È famiglia, famiglia, maternità, è disoccupazione, collocamento, le politiche giovanili. Non le metto nemmeno perché capite che hanno un'importanza relativamente alloggi popolari, capite? No? Quindi sostegno l'abitazione. Negli altri paesi abbiamo una differenza, quindi cosa ci mettete qui? Alloggio, famiglia, maternità, disoccupazione, ok, tutto questo il totale fa 100. In altri contesti la situazione è molto molto diversa, perché abbiamo quote di sanità più alta, questo è il 40%, quindi cominciamo a dire che il welfare in altri contesti non è pensioni. La sanità è leggermente più alta, sento che costa molto di più, la nostra sanità dal punto di vista di peso sul prodotto interno lordo è molto molto economica, economica, e chi sostiene che si spende troppo in sanità dovrebbe essere mandato solamente 5 minuti a sentire la mia lezione, per quello che non ci vengono, perché non è vero, sia pro capite, sia rispetto al PIL, sia rispetto in potere di parità di potere d'acquisto. Non è... Il tasto è sempre quello, sempre quello della sanità. Non si chiama tasto, si chiama ideologia. Però l'ideologia è una cosa, la teoria. C'era un inizio. Finora abbiamo interpretato il mondo, era un filosofo con la barba. Ora si tratta di cambiarlo. Se ragionassimo forse un po' di più su base di quelle logiche, forse. L'invalidità. C'è un paese che ha un'altissima percentuale di invalidità, e non sono mica tutti invalidi, che è l'Olanda, perché loro hanno una concezione di invalidità che non è quella, menomazione o di diversamente, no, è come se fosse il disagio nostro. Il disabile, invalido, non è, è anche lui che non lavora da molto tempo,
è anche colui che non riesce a trovare un'occupazione. Non è una cosa offensiva, state attenti, né per uno né per l'altro. Hanno una concezione di disabilità che difficoltà ha, non meno mazzone ha, capite? Difficoltà ha. Ha tipo il 20% di validità, anche gli olandesi, capite? Non è vero. Con la differenza che proprio queste cose, alloggio, famiglia, le risorse ce le hanno. Quindi possono fare politiche ben diverse, sociali molto diverse. L'anomalia della spesa sociale italiana è quindi non tanto nella, noi spendiamo circa il 25% del PIL, come gli altri paesi, meno gli altri paesi, ma diciamo come gli altri paesi, nonostante abbia una popolazione molto più vecchia degli altri paesi, quindi dovrebbe essere più elevata. È proprio che spendiamo in maniera diversa. Cioè da noi il tema del servizio sociale, sanitario, eccetera, vuol dire due cose, sanità e pensioni, chiusa. In altri contesti, sanità, ovviamente, previdenza, ovviamente, politiche giovanili, politiche per l'alloggio, eccetera, eccetera, politiche per la maternità, per il sostegno, no? Alle nascite, per esempio. Come mai crolla le nascite in Italia? Perché non perché non si vogliono fare figli, o ci siamo abituati a farle, insomma, semplicemente perché le condizioni che non permettono evidentemente un certo tipo di... Quali sono questi istituti quindi del welfare? Se parlo di previdenza faccio riferimento a un istituto che si chiama sostanzialmente IMSS, vi ho già detto, più le altre casse categoriali. Se parlo di sanità parlo di un qualcosa che si chiama Servizio Sanitario Nazionale. Okay? Se parlo di invalidità e dico INAIL, non è un istituto ma riguarda un'assicurazione, tutto il resto di invalidità riguarda che cosa? Riguarda in parte l'INPS, in parte il Ministero dell'Interno, per le invalidità civili sono un'altra cosa. Un istituto importantissimo è l'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento, come MINS test, è molto rigorosa dal punto di vista delle caratteristiche, la non autosufficienza, ma non è MINS test esclusivo per il reddito. Ci potrebbe essere la persona più ricca sostanzialmente che non è autosufficiente e ha diritto all'indennità di accompagnamento. Secondo me è una cosa molto corretta perché riguarda il soggetto, non il reddito del soggetto. La stessa cosa riguarda l'invalidità civile o certi trattamenti di monetari per certe forme di invalidità che valgono al compimento di un certo anno, tanto per 18 anni in avanti, e riguardano al di sotto di una certa soglia di reddito. Ma l'invalidità civile, come è universalistica ed è finanziata da... Se parlo di disoccupazione, cosa faccio riferimento? A tutti gli istituti che, come dire, sostengono il reddito, no? Quindi... passa sostanzialmente attraverso l'INPS, sostanzialmente, perché poi è l'INPS che li eroga, raccoglie e eroga. Quindi la cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in deroga. In deroga cosa vuol dire? Che è andata a tutelare anche fasce di lavoratori che prima non erano tutelati, da questo punto di vista. Importante è quella edile, per esempio, per le condizioni del tempo, per la stagionalità e così via. L'indennità di disoccupazione e poi riguarda anche le cosiddette politiche attive del lavoro. Politiche attive del lavoro vuol dire tutti i servizi che rendono più agevole l'inserimento lavorativo del non occupato o di chi ha perso il lavoro, no? O di chi cerca lavoro. La riforma grossa è stata quella della creazione dei centri per l'impiego, rispetto alla vecchia collocamento, insomma, tanto per capirci, la liberalizzazione. Quindi la creazione dei centri per l'impiego, centri per l'impiego come istituto del welfare che fa riferimento a la competenza dei centri per l'impiego passa da dove a dove. Prima era competenza del Ministero, adesso la competenza è provinciale, quindi abbiamo proprio una logica chiara.
il coordinamento avviene sempre a livello regionale, mi raccomando, le politiche, i piani sono regionali, ma il funzionamento a livello provinciale, proprio per le caratteristiche locali del mercato del lavoro, che è diverso da provincia a provincia, indubbiamente, se è una vocazione turistica, agricola, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un altro aspetto che riguarda la fine del monopolio sostanzialmente del collocamento pubblico, quindi la possibilità, no? Nonché l'apertura di queste forme diverse, privatistiche, no? di forme di collocamento temporanee, quindi la diffusione del lavoro interinale, del lavoro a somministrazione, eccetera, eccetera. Diciamo questo ha permesso, da una parte, a migliorare l'efficienza dei servizi, perché una volta si andava solamente a far cosa? A timbrare, una volta c'era il cartellino rosa, quando ero disoccupato, una specie di tesserino così rosa, si andava a timbrare, ci andavo io, c'era scritto apprendista salumaio, perché io lavoravo d'estate, il mio paese produce Bresaola, come si chiama Bresaola? Ecco, è il posto dove si produce più Bresaola d'Italia, insomma, cioè tutte le Bresaola partono da lì, ed è un paese di 3.000 abitanti. Si andava a timbrare il cartellino, io facevo il liceo, ma però ufficialmente ero apprendista salumaio con cartellino rosa che devo andare tutti gli anni a timbrare perché registrava che cosa? La condizione di disoccupato. Tanto per capire. Adesso siamo a forme anacronistiche, fuori dal mondo rispetto a queste cose, non per la mia esperienza, ma uno cerca lavoro, come dire, ha diversi strumenti, eccetera. All'interno dei centri per l'impiego, o parallelamente, la legge 68 del 99 ha riformato che cosa? Il collocamento mirato disabili, quindi ha rivisto profondamente questo tipo di logica, no? Passando sostanzialmente da un obbligo passivo sostanzialmente in carico delle imprese a le modalità migliori di inserimento di soggetti disabili all'interno, quindi è un problema di, proprio, proprio di matching, no? Di migliorare questo attrito, perché non tutte le imprese hanno bisogno di un certo tipo di lavoratori o viceversa. Insomma. L'altro lavoratore disabile dove lo trovavate? In servizi come, non so, il centralinista, che, piuttosto che, eccetera. Adesso il lavoratore disabile... Il problema è il concetto di disabilità che bisognerebbe discutere, cioè se voi andate nei collocamenti mirati disabili, la risposta è il nostro problema non è collocare il disabile più o meno fisico, il nostro problema è il disabile psichico, cioè il manager piuttosto che l'impiegato che ha bravissimo e che poi per 6 mesi va in depressione piuttosto che ha allora lì il problema è che queste cose non riguardano tanto l'economista, capite? Io posso fermarmi a questo punto, riguarda la capacità di questi centri di attivare sul territorio quei servizi, quelle modalità di inserimento specifiche per quel tipo di problematica, non so se mi spiego, dove c'è questa problematica è una cosa un po' particolare. Quindi legge 68, collocamento mirato disabili, tutte e due queste belle cose fanno in capo alle province. L'IMS è sopra, L'IMS, eccetera, sopra. Se parlo di maternità faccio riferimento a che cosa? Anche qui, assegni familiari, indennità di maternità, sempre attraverso sostanzialmente l'IMS. Quindi ho un altro, quando si parla di istituti dove vanno? Proprio di questo tipo di interventi qual è? Che riguardano INPS, riguardano i lavoratori, siamo sempre lì, e il non lavoratore o la non lavoratrice? E il lavoratore autonomo e non il lavoratore dipendente, quello di serie B? E il precario rispetto, no, si diceva prima, rispetto al lavoratore dipendente a tempo indeterminato. E queste sono questioni che sono decisamente rilevanti. Non c'è assolutamente quasi niente per gli alloggi, mi raccomando, e per i giovani, cosa assolutamente l'opposto di quello che avviene in altri paesi, dove il sostegno ai giovani, il sostegno alla famiglia, il sostegno
è decisamente elevato. Questi sono gli istituti del welfare e l'anomalia del welfare italiano. Torniamo un attimo indietro. E qui ci fermiamo su due grandi aree di welfare, il sociale e, vedete, il sanitario. Se io parlo di sanità, devo fare riferimento a che cosa? Al Servizio Sanitario Nazionale. Non chiamate sistema, perché molto spesso si sente politici, sistema vuol dire pubblico e privato, tutti soggetti, questo è servizio, è sta pubblico fino a prova contraria, eh? Quindi è servizio sanitario. Abbiamo detto, c'è una legge di riforma, che è la 833 del 78, così come riformata nel 92-93 dai decreti legislativi 502 e 517, come riformata dal 229 del 99 e come reimpostata e ricambiata dalla riforma e delle conseguenze del titolo, della riforma del titolo quinto della Costituzione. Come è fatto il nostro SSN e quali sono i come è fatto e quali sono i servizi del nostro SSN? Come è fatto? Prima di tutto è un sistema regionale. Al centro c'è la regione che definisce il proprio servizio sanitario regionale, sulla base delle indicazioni naturalmente date dalla normativa nazionale, ma ogni regione ha definito il proprio modello istituzionale di servizio sanitario. La Puglia ha definito il proprio, la Lombardia, con leggi regionali. Quindi abbiamo una regione, cominciamo già a dire che esistenzialmente ci possono essere due cose, o possono essercene anche tre, o ce ne può essere una sola, dal punto di vista istituzionale. O c'è un unico assessorato alla sanità, o c'è un assessorato alla sanità e accanto ce n'è uno alla famiglia, che in qualche, modo, come dire, ha delle aree di sovrapposizione, come il caso lombardo, tutta la parte anziani, disabilità e competenza non della sanità come assessorato, ma della famiglia. Tendenzialmente un unico assessorato tiene tutto assieme, lì invece si divisono. In più ci può essere o meno una agenzia sanitaria, in Puglia c'è, che si chiama Ares. Ci sono un paio di miei amici che ci lavorano, bravissime persone, che funge da supporto. Qui siamo alla Puglia, no? L'Ares, che dà sostanzialmente supporto all'assessorato, alla sanità. L'assessorato alla sanità che cosa ha dal punto di vista regionale? Il compito di governare il sistema. Il sistema da che cosa è fatto? Da cosa è composto? È fatto da ASL, cioè aziende sanitarie, sono aziende, quindi autonome con bilancio, autonomia patrimoniale, gestionale, eccetera, eccetera. È fatto di aziende ospedaliere, alcune strutture ospedaliere caratterizzate dalla presenza di particolari specialità, sedi di specializzazione universitaria, dipartimento urgenza emergenza, cioè ospedali qualificati soltanto, non tutti gli ospedali. La regione può togliere l'ospedale all'ASL sostanzialmente e creare un'azienda ospedaliera, quindi un soggetto non ASL, e poi vi spiego che differenza c'è. È fatta la sanità anche di istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, cioè organismi o di diritto privato o di diritto pubblico. L'Istituto dei Tumori di Milano è, l'Istituto San Raffaele è di diritto privato, cioè dove accanto al ricovero cura, ma c'è carattere di ricerca, quindi dove si sperimenta, dove si fanno, no? Determinati tipi di investimenti non finalizzati tanto o non solo la cura, ma
allo sviluppo di determinate modelli assistenziali, determinati farmaci, determinate tecnologie. Ce ne sono relativamente pochi perché sono come dire, fortemente sovvenzionati proprio per attività di ricerca. Altri soggetti sono le, diciamo così, il privato, attenzione, strutture ospedaliere private accreditate, cioè il termine accreditate sono due livelli. Il vostro dentista è autorizzato a fare il dentista, cioè deve avere i locali, deve avere, capite? Cioè un certo tipo di autorizzazioni per poter essere, deve avere un titolo di studio, banalmente, no? Una casa di cura deve essere autorizzata per poter fare determinate cose. Può anche non accreditarsi, cioè l'accreditamento è una scelta. E io dico, io faccio la casa di cura a Galatina, riservata, specializzata in parti di donne VIPS, faccio pare 100.000 euro, ma faccio entrare naturalmente uno chi paga 100.000 euro, ma anche chi voglio, e ho l'autorizzazione a questo, ma non sono parte del sistema. Per diventare parte del sistema occorre l'accreditamento, cioè qualcosa in più, divento un soggetto dove non posso rifiutare, per esempio, un paziente sulla base, certo, se sono specializzato, no, in un determinato malattie cardiovascolari, arriva uno che deve fare l'appendicite, dico, guardi, non per essere, ma non faccio quel servizio, vada dall'altra parte. Cioè, accreditato vuol dire un soggetto con gli stessi diritti e doveri, naturalmente, rispetto ad altri. Come funziona il sistema? Funziona che la ASL è finanziata sulla base, principalmente, poi sono altre risorse, di quanti abitanti ha tot soldi. Quindi c'è come una dote. Chiaro che poi c'è la ASL di montagna, c'è la ASL che ha la guardia lì sul, cioè, d'estate ci sono i bagnini, piuttosto che certi tipi di interventi, piuttosto che ha determinate caratteristiche geografiche, riceverà in più o più anziani rispetto a un'altra, riceve non la stessa quota, capite, pro capite di un'altra. Diciamo, è finanziata dalla regione sulla base della quota capitaria. Che cosa fa di quei soldi? Eroga i LEA, segnatevelo perché è fondamentale, perché vi spiegherò i servizi attraverso i LEA, evidentemente. Quindi eroga servizi, diciamo, in questo momento diciamo, sanitari e sociosanitari. Attraverso che cosa? Le proprie strutture. Quali sono le strutture della ASL? I presidi ospedalieri, i distretti e gli ambulatori presso i distretti. Qui sono i LEA. L'azienda ospedaliera invece è finanziata non a quanti abitanti ha, perché non ha senso, è un ospedale, è finanziata in parte, più o meno elevata, sul volume di prestazioni che eroga, cioè sul volume di interventi, sul volume di visite, sul volume di l'attività sostanzialmente ospedaliera. Una parte invece è finanziata sulla base che cosa? Dei costi di gestione, quindi la regione interviene, no, per pareggiare poi i conti. È un ospedale però, non fa LEA diversi da quegli ospedalieri, fa solamente LEA. Gli istituti di ricerca e cura sono finanziati anche dal Ministero e dalla Regione sulla base dell'attività e sulla base della ricerca. Il privato vende prestazioni, cioè se accreditato riceve il finanziamento sulla base delle prestazioni che eroga, cioè di cosa riesce a produrre. Come sono valorizzate queste prestazioni? Allora, dal 92 al 93 si dice che le prestazioni sono valorizzate attraverso i DRG o ROD. Sostanzialmente, quanto vale un appendicite? Sarà diversa l'appendicite da un trapianto, no?
è chiaro che l'appendicite costa di meno, quindi viene rimborsato di meno. Il sistema è quello dei diagnosis DRG, diagnosis related group, diagnosi, cioè si cerca di restringere l'universo delle possibili attività in poco più di 500 categorie. Ad ogni categoria qualcosa corrisponde? Una tariffa. Capite? In Italia si dice ROD, raggruppamento omogeneo di diagnosi. Parto vaginale non complicato, POF. Chiaramente questi sono i DRG sono a livello nazionale. Poi ogni regione cosa può fare? Può diminuire, aumentare l'importo dei DRG. Sai, sono sempre soldi della regione, Sai che ci voglia tanto a capire. Molte regioni hanno adottato i DRG nazionali. Il problema è quando c'è la mobilità della regione, quando i pugliesi vanno a curarsi fuori o viceversa, quando un lombardo piuttosto che viene in Puglia. Allora esiste una tariffa unica che si chiama TUC. 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 Che è frutto di un accordo tra le regioni che stabilisce, no, quanto è il valore da corrispondere, che in realtà non è che li pagano e incassano, alla fine dell'anno da fare i conti, tot pugliesi, tot lombardi, e fanno la differenza. Quindi alcune regioni hanno una forte mobilità in passivo, passiva, nel senso che, come dire, e quelli che invece attiva, cioè gli arrivano, la Puglia per esempio è una forza di mobilità passiva. Il problema sarebbe capire perché e come governare questa mobilità, ma questa è un'altra cosa. Quindi compensazione, tariffa. Quindi la domanda è: come si finanzia la sanità? Adesso parliamo poi di servizi sanitari. Come si finanzia? Si finanzia attraverso, il finanziamento è su base regionale. Lo Stato non può finanziare la sanità, attenzione, prima approssimazione, in realtà poi la finanzia. Lo Stato può fissare ogni anno i tetti che le regioni devono rispettare di spesa sanitaria, ma aspetta le regioni reperire le risorse per finanziare la propria sanità. Se le regioni non finanziano sufficientemente la propria sanità, quindi sono in deficit, nel passato lo Stato è intervenuto ripianando determinati tipi di deficit, negli ultimi anni è intervenuto commissariando le regioni sulla parte sanitaria, quindi il Presidente della Regione è anche commissario alla sanità e obbligando le regioni ai cosiddetti piani di rientro, per esempio la Regione Puglia, così i piani di rientro che devono impegnarsi, e c'è il controllo molto forte dello Stato da questo punto di vista, nel ripianare i debiti pregressi e evitare lo sforamento. Alcune regioni, in 2-2-4, sono, si dice 4-4-8, sono rientrate, la Liguria è stata un paio d'anni, poi su Piemonte, eccetera. Altre regioni, avendo dei deficit strutturali o delle difficoltà, stanno ancora nel percorso di... Cosa vuol dire essere in piano di rientro? Che, per esempio, le aliquote, le addizionali regionali che gravano su sono necessariamente elevate, perché con quelle risorse ci avete sprecato, ve lo pagate voi pugliesi, giustamente. Non so, ci sono delle forme poi. Cioè, come sono finanziate la sanità? La sanità è finanziata. Lo Stato mette il tetto, cioè dice noi spendiamo regione per regione questo e finisce lì. Le regioni come finanziano la propria sanità? Attraverso risorse proprie, alcuni tributi ceduti dallo Stato. Il primo tributo che finanzia, tributo in senso, prima imposta sarebbe un tributo, è l'IRAP, quindi dall'IRAP che è interamente regionale, e poi avete le addizionali regionali sull'IRPEF, poi avete la compartecipazione all'IVA,
e quindi entrano altre risorse. Risorse proprie, per esempio, l'attività libero professionale delle aziende permette di introitare, eccetera, eccetera. Avete attività proprie delle regioni, no? Come dire, possono quote di bilancio, eccetera. Tutto però deve far quadrare i conti, perché non si può sforare il famoso livello di... Ci sono i trasferimenti per le politiche nazionali, no? Se il piano lotta al fumo vengono stabilite, ripartite, c'è il piano, gli hospice, quindi strutture per eccetera, sono finanziati dallo Stato con risorse. L'hospice sono una novità del nostro ordinamento e della nostra organizzazione sanitaria, che il ministro Bindi ha finanziato dallo Stato le regioni per l'apertura di, non se mi spiego, sono delle cose, naturalmente lo Stato ha ancora delle competenze, l'Istituto Superiore di Sanità per esempio, il Ministero stesso, insomma, l'AIFA per quanto riguarda i farmaci, eccetera. Queste competenze, non è che la Regione Puglia può, no, improvvisamente un farmaco, no, quelle cose sono nazionali, ma la gestione della sanità è regionale. Per capire come accidenti, quali sono i servizi, quindi nella vostra realtà potete trovare, no? Va. Dopo andiamo a cercare che cosa fa la sanità. Questa è la struttura e il modello organizzativo. Quali sono i servizi e qual è l'area di sovrapposizione, perché poi è il tema. La sanità è impegnata a erogare i cosiddetti LEA, i livelli essenziali di assistenza. Cioè tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, dipende da me, dalle regioni, mi interessa, tanto per capirci, hanno diritto a ricevere, o essere assistiti, o comunque essere garantiti da questi livelli essenziali di assistenza. I LEA si dividono in tre livelli, LEA 1, LEA 2 e LEA 3. Il vero problema che abbiamo di fronte oggi non è né LEA 1 né LEA 2, il nostro problema sarà LEA 2, non è LEA 1 né LEA 3, scusate, ma è LEA 2. Allora, qual è il primo livello dei LEA? È l'assistenza negli ambienti di vita e di lavoro. Se mettete prevenzione, ci capiamo, cioè tutta la sanità legata alla prevenzione, la veterinaria per esempio, se voglio mangiare la bistecca, le mozzarelle più o meno, insomma, la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli infortuni, i controlli, quelli che vengono, c'è la casa, rispetta l'abitabilità, prima dell'abitabilità ci deve essere, no? Un determinato tipo. La medicina legale, le vaccinazioni, la veterinaria, vi ho già detto, veterinaria sia come controlli sui cibi, ma anche come controlli sugli allevamenti, cioè tutto quello che non c'entra con l'individuo in sé, ma se c'è l'inquinamento, no? Taranto, piuttosto che altre realtà, i rifiuti, eccetera, però non è che riguarda l'individuo, mica sono malato, devo evitare probabilmente che sia male. Questo è il primo livello dei LEA, quindi sono tutti quei servizi messi in campo alle ASL, non alle aziende ospedaliere, o alle strutture regionali, che si, non so, l'ARPA, che riguarda la prevenzione ambientale, eccetera, eccetera, che fanno il monitoraggio, eccetera. Però sono prevenzione. Quanto pesano i LEA 1 sul totale della spesa corrente sanitaria? Quanto è la spesa sanitaria corrente? Sono 115, mi pare come. Sono 115 miliardi. Questa è la spesa SSN. State attenti. Perché poi c'è anche la parte di sanità che uno si paga di tasca propria. Se uno va a prendere l'aspirina in farmacia, a meno che, no, prende la cardioaspirina perché ha un problema, allora c'è il medico, lo prescrive, allora è una nota cuffa, allora viene erogata. Okay. C'è una parte di sanità che invece è privata,
Se uno vuole partorire nella clinica privata, si diceva prima, se la paga. Se uno vuole farsi il naso, che ne so io, o quello che volete voi, non è che lo Stato intervenga. Se uno fa l'incidente e ha problema, cioè, glielo paga e come? Ma mi pare anche giusto, capite cosa voglio dire? La parte privata è stimata, stimabile, facciamo in 35 miliardi. Privata vuol dire che è pagata dal cittadino e si chiama out of pocket, fuori dalle tasche, out of pocket. Una parte piccola piccola così è intermediata dalle assicurazioni private, si assicura perché poi eccetera eccetera. Una parte un pochettino più grande è intermediata, cioè sempre pagata dal cittadino, mi raccomando, ma è pagata da fondi, casse e società di mutuo soccorso. I fondi sanitari, le casse sanitarie integrative e le società di mutuo soccorso, che sono non profit, le società di mutuo soccorso. Cosa sono le casse, i fondi? I fondi sanitari integrativi sono quelli categoriali, non so, i lavoratori del commercio hanno un fondo che dice una volta all'anno puoi andare al dentista a fare la pulizia. Il fondo dei dirigenti dell'industria chimica ha un fondo e ti dice non solo ti fai quello, ma ti do anche, ti pago la visita, capite? Sono però integrativi, rimborsano o anticipano determinati appartenenti a determinate categorie. Gli iscritti ai fondi però sono 4 milioni, quindi non sono pochi. Le casse sono invece aziendali, i dipendenti della Banca Popolare del Salento hanno una cassa, non so se ce l'hanno, hanno una cassa aziendale integrativa che gli dice che se è il dentista lo pagano loro, capite? Però è aziendale della singola azienda. Le società di mutuo soccorso sono le vecchie storiche volontaristiche forme di solidarietà tra lavoratori. La più vecchia si chiama Cesare Pozzo, era quella dei macchinisti ferrovieri. Una mutua un po' anarchica, se volete, anche un po' bombarola, perché i macchinisti erano l'avanguardia, i macchinisti erano come dire il pilota d'aereo, insomma, sono quelle categorie privilegiate, ha creato questa, è rimasta la Cesare Pozzo, che c'è un po' in tutta Italia, però sono 300.000 iscritti, insomma, tanto per capire. Allora, tutto questo è sanità privata, noi ci stiamo concentrando su quella pubblica, che non vuol dire che è erogata dal pubblico, perché poi l'EA 1 abbiamo detto è la prevenzione e pesa circa il 5% della spesa corrente. È chiaro che è una regione che ha tante pecore, c'ha tanti allevamenti, c'ha tante industrie alimentari, spenderà di più di l'EA rispetto a un'altra che non ce li ha, perché è chiaro, perché la dei controlli eccetera eccetera. Non so se vi è chiaro, dipende anche dal contesto. È chiaro che una regione che fa molta prevenzione spenderà di più politiche su, rispetto a una che spende di meno. In questo caso si può dire che tutto il sud non c'ha manco un caseificio, manco una pecora, manco una mucca, perché spende molto poco, perché la prevenzione per definizione non che non costi, non rende dal punto di vista d'immagine, conviene avere il bello ospedale, forse conviene non far ammalare le persone, piuttosto che. Quindi diciamo, in generale il meridione, la Puglia in particolare, cioè la Puglia tra le altre regioni, ha un livello di spesa in LEA 1 al di sotto della media e non mi sembra che non ci siano attività agricole o di allevamento, o sbaglio, o non devo cambiare gli occhiali. Non ci avete la mozzarella da queste parti? No, non si chiama mozzarella, si chiama provola piuttosto che quella la burrara, ok. L'EA 3 è l'assistenza ospedaliera, è chiaro che l'assistenza ospedaliera, capite tutti, sono tutti servizi legati ai ricoveri ospedalieri, quindi l'ospedale. E la componente sanitaria delle residenze sanitarie assistenziali. Quindi non mi parlate di case di riposo, le case di riposo non esistono. Può chiamarsi ancora casa di riposo, ma la parte si chiama residenza sanitaria assistenziale, poi in regione assistenziali sanitarie,
che chiaramente hanno una componente che è assistenziale, questo è il problema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, che è che cosa assistenziale? Che sono persone anziane, quindi la parte, e una parte che invece è sanitaria, quella parte sanitaria è regione, mi raccomando, qui, sanità. Se vi dico ospedale, capite cosa intendo per ospedale, quindi ricoveri, attività ambulatoriali, dei hospital. La Puglia, per esempio, ha un'ottima normativa sul DSA, cioè il Day Service Ambulatoriale. Uno dice, ma perché i pugliesi? I pugliesi non lo sanno, cioè alcune prestazioni, il day hospital vuol dire la giornata, il ricovero, meno di un giorno, ok, ci siamo. Il day service ambulatoriale è, immaginatevi il paziente diabetico, il paziente cronico, iperteso, allora venga fra 15 giorni a fare il prelievo, fra un mese a fare la visita, poi le facciamo la cosa del podologo, poi vediamo, capite? No, day service vuol dire no, vieni un giorno solo e ti facciamo il prelievo, la visita, ti aggiustiamo la testa, ti mandiamo via, in unica sessione, chiamatela così, che vuol dire che il cittadino evita di farsi eccetera eccetera. Allora la Puglia è una delle poche regioni italiane che ha creato questa possibilità, incentivando il fatto che non è il paziente che deve fare il giro, ma è il giro che deve fare girare attorno al paziente, capite? Anche per un motivo di costi, perché costa molto di più la sanità pugliese, prenotare, poi disdire, poi andare là da uno, eccetera, invece uno si concentra in unico, ok? Questo è il day service. Fondamentalmente riguarda l'ospedale. Il problema è cosa c'è in mezzo. L'EA2, quanto pesa l'EA3? Nelle regioni meridionali, la Puglia non sfugge a questa regola, è ampiamente superiore al 50-55%. Che vuol dire che se io parlo di sanità in Puglia, parlo sostanzialmente di cosa? Di ospedale. In altre regioni questa quota invece è molto più bassa, è attorno al 40%. Cioè se parlo di sanità in Toscana, Emilia Romagna e in Veneto, in sanità intendono l'EA3, ovvio l'ospedale, ma intendono l'EA2, cioè tutto quello che ci sta in mezzo. Cosa c'è in mezzo? La prima cosa che ci sta in mezzo, che quindi pesa diciamo attorno al 40-45%, in alcune regioni invece pesa molto di più del 50%. Sono regioni che hanno meno deficit, attenzione, le regioni che spendono più, le A1 e le A2, sono quelle che spendono meno, perché fanno più prevenzione, spendono di più, non so se capito, spendono di più ma spendono di meno, perché fanno più prevenzione, fanno più territorio e fanno meno ospedale. Quindi l'EA2 è il territorio, l'assistenza distrettuale territoriale. Che cosa c'è in l'EA2? E quali sono i servizi sanitari e sociosanitari che mi avete chiesto di illustrarvi? Aspettate, là ci arrivo. Il primo è, che cosa? Cos'è il vostro referente? Si chiama medico di medicina generale, cioè il vostro medico. Quindi la medicina si chiama medicina di base, ma medicina di base si chiama il servizio. Ma i soggetti si chiamano o medici di medicina generale, oppure, se siete piccolini, si chiamano pediatri di libera scelta. Siete piccolini, nel senso che, sapete, fino a 14 anni, pediatra, poi si può stare fino a 18, poi si va. Quindi i medici non sono dipendenti del servizio sanitario, sono convenzionati col servizio sanitario e erano dei servizi in nome per conto del servizio sanitario regionale, quindi le visite, le prescrizioni, determinati servizi aggiuntivi che possono essere più o meno a pagamento, eccetera. Poi cosa avete? Quando il medico vi dà una prescrizione, dove andate? In farmacia, quindi la farmaceutica. Io mi sta venendo in mente a proposito di Puglia, noi che avevamo assessore alla sanità inquisito per questo tipo di parti, e torniamo al discorso di prima,
gonfiato. Ma il comune è mezzo caos, potrei anche dirvi, non è che è il mio presidente di legge. No, di streaming. Vediamo un po', mettiamo i servizi e poi ci facciamo qualche ragionamento. Qualche ragionamento l'ho già fatto. Mi passo di. Io sono abbastanza. Sulla prevenzione, è chiaro che la prevenzione è un investimento. È un investimento che riguarda avere controlli, vuol dire attenzione, avere i controlli, E essere controllati non fa mai piacere. Non so se sia sul lavoro, immaginate un cantiere che gli arriva la squadra dell'ASL, se 1, 2, 3, 4 si chiude, E guarda che non è che faccia piacere alla gente essere chiusa, non so se mi spiego. Se mando i NAS nei ristoranti a valutare le cose, farà piacere a chi non mangia evidentemente delle cose, ma non fa piacere al ristoratore. Allora, torniamo a noi. Poi parliamo di tedesco, di arabo, di inglese, quello che volete voi. Stiamo alla cosa. Allora, l'EA2 è la farmaceutica, dentro c'è la farmaceutica. La farmaceutica, qui mi fermo perché ci sono delle cose che non capisco. La spesa farmaceutica pubblica di Puglia, Sicilia, Calabria, Campania è esattamente il doppio di quella del Trentino, di quella della Lombardia. Non perché in Lombardia non si spende in farmaci, perché la sanità, se uno qualcosa ha bisogno, almeno di due farmaci. E poi c'è il discorso. Sì, può capitare, ovviamente. Allora, poi ci sono delle forme alternative, pensate all'omeopatia, fitoterapia, eccetera. Allora, e poi il discorso delle esenzioni, cioè uno esente che compra per tutto il condominio, sono tante forme, perché poi non è che se è colpa di uno, è colpa di uno e colpa di nessuno, in realtà la farmaceutica c'è un tetto previsto, non so, essere al massimo il 13,5%, eccetera, è stata quella più controllata dal punto di vista. I farmaci non tutti sono a carico del sistema, del servizio, sono quelli a carico del servizio, si paga il ticket al limite, ma sono a carico del servizio, sono quelli che sono prescritti, ma sono a carico del cittadino, però ci vuole la prescrizione, sono quelli che invece possono essere, si chiamano da banco, e una categoria si chiamano senza obbligo di prescrizione, la tachipirina, vedete quelle faccine, no? Sono quelli dove non c'è bisogno di prescrizione e sono a carico del cittadino. Poi ci sono una categoria in via di mezzo, che sono quelli che sono a carico del SSN solo in determinate circostanze, cioè di sollievo, piuttosto che sono a carico del cittadino, salvo, capite, se per patologia sostanziale. In mezzo questi farmaci sono soggetti alle cosiddette note CUF, cioè note della commissione, adesso non c'è più la CUF, la commissione unica del farmaco, per cui il presidente era molto famoso per essere stato un paio d'anni latitante in Sud America, non scopriamo l'acqua calda, era dove c'era Poggiolini, vi ricordate, tempi un po' d'anni. Allora, parliamo di farmaci, l'abbiamo detto, quelli a carico del sistema sono lì dentro, tutti gli altri sono a carico del cittadino, salvo quelli per qualcuno, eccetera, eccetera. Il ticket non è pagare il farmaco, è una compartecipazione alla spesa. È una fonte di entrata, non di spesa per il servizio. Poi cosa avete dentro questa nostra buona farmaceutica territoriale? Avete il distretto come centro di che cosa? Del territorio. E il distretto cosa fa? Il distretto eroga i servizi sanitari e sociosanitari. Per esempio, pensate al CERT, i consultori per familiari, per maternità, servizi per le tossicodipendenze, alcolisti, giù fino ad arrivare alle categorie più drammatiche, il milanista. Capite, lì è un dramma, una questione
sono cose brutte, quelle cose ne vedete uno, state attenti, che, eccetera, eccetera. No, parliamo seriamente. Avete i servizi del territorio. Quindi quei servizi che non sono, come dire, riguardano, no? riguardano alcune categorie di pazienti, che riguardano per esempio i malati psichici, riguardano la disabilità, i servizi per l'autonomia, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che sono distrettuali. Riguardano servizi come l'assistenza domiciliare integrata, riguardano servizi come l'assistenza domiciliare minori portatori di handicap. Tutto questo è medicina che, territoriale, che fa il distretto. Allora, qui sta il problema, che in alcune regioni, questa è la differenza fra Puglia, alcune regioni, se io parlo di ADH, eccetera, mi capiscono, telesoccorso per esempio, cure palliative, servizio prelievi, servizio trasporto farmaci a persone disabili o inferme, dico una cosa che è banale, veniamo a Sondrio, sono tutti. E tu uno vai in altre regioni, e vi parlo anche di Puglia, e vi parlo di servizio, di consultori, quanto è aperto, l'odontoiatria, il dentista nel non nel consultorio, nel distretto. E uno mi guarda e dice, ma dove? Ma in che film? Non so se mi spiego. Allora, è qui che c'è il problema fondamentale, di differenze, no? Perché alcune regioni non spendono tanto in ospedali, ma fanno tanti servizi, cioè, non so, la cronicità, il diabete, le malattie croniche, la non autosufficienza, ecco, sono qui dentro, ci sono per esempio che cosa? I servizi residenziali, semiresidenziali, le case diurne, i centri diurni, i centri protetti, cioè tutto quello che è sanitario, ma una grande, ecco, qui è giunto il momento di definire questi benedetti servizi sociosanitari. Ce ne sono, chiedo scusa, adesso arrivo, su tre livelli, tre cose. Ci sono quei servizi sanitari che hanno una valenza sociale, ci sono servizi sociali che hanno una valenza sanitaria e ci sono servizi sanitari destinati a particolari categorie. Non è la classificazione che ho fatto io, che fa un DPCM del 2001. Allora, gli ultimi sono servizi destinati a particolari categorie, cioè qui parliamo particolarmente di psichici, di cose un po', no? Determinati, tossici, eccetera. I sociali a valenza sanitaria sono tutti quei servizi dei comuni, attenzione, che però fare star bene l'anziano attraverso il villaggio, come si chiamano, le gite, quello che gli raccontava lei, il turismo, le vacanze, piuttosto che la bocciofila, piuttosto, capite? Sono sociali, attenzione, ma nulla di sanitario, però, capite, però il SAD rientra tra questo, assistenza domiciliare non integrata, cioè fare la spesa, fare lavare i piatti, cioè, sono tutti quei servizi assistenziali in carico ai comuni, non alle ASL, che però hanno una valenza, capite? I primi sono quei servizi sanitari a valenza sociale, sono tutti quelli che abbiamo visto prima, che riguardano le persone disabili, che riguardano la maternità, consultori, introduzione di gravidanza, che riguardano gli anziani, ecco, tutta la parte anziani è qui dentro. È facile a dirsi, perché il vero problema qual è? Che ci deve essere sempre più un'integrazione. Dov'è che finisce uno? La bocciofila, lo capisco pure io che la bocciofila è sociale e non sanitaria. Ma quando parlo di anziani non sufficienti, dove finisce il sanitario e dove comincia il sociale? La stessa cosa riguarda le persone disabili, le persone eccetera. Il problema vero è l'integrazione socio-sanitaria e le regioni hanno dato a questo, arrivo. A questa integrazione delle risposte molto differenziate. E il vulnus è all'origine, adesso vi spiego anche perché, ma se abbiate due secondi che devo rispondere a questo gentile. Sì, nel distretto. Nei servizi che dovrebbero essere dati ai distretti ci sono. Ci sono anche l'ambito di zona.
Allora, no? Il distretto è sanitario, il territorio è sociale. È chiaro che nel redavo, il piano di zona, ci deve essere una stretta relazione tra i servizi del distretto e i servizi delle... che è fatto, infatti il piano di zona è proprio fatto per mettere assieme questo. No, non è che non c'entra. Il distretto è un soggetto fondamentale nella redazione e nella gestione dei servizi sociali e sanitari previsti dal piano di zona. Però il piano di zona è uno strumento non sanitario, è uno strumento sociale. Abbiate un attimo di pazienza, quindi stiamo parlando di sanità adesso. Abbiamo visto che alcuni servizi, per gli anziani, per i disabili, per persone, diciamo, per il disagio, abbiamo fatto anche l'esempio più drammatico di disagio che ho fatto prima, non me lo fate ripetere, per questi poveretti, ma hanno anche a Barcellona, sono robe brutte da vedere, e hanno una forte componente sociale. E il vero problema, il vero tema che va affrontato in Puglia è quello dell'integrare il sociale con il sanitario. No, che in tutte le regioni, non è che è successo, devono farlo necessariamente. Il problema è, per esempio, prima c'erano due assessori, adesso ce n'è uno solo. Questo è già un'idea di integrazione visivamente, non è che cambia. Però, cioè, per esempio, qual è lo strumento di governo, il documento di governo della sanità pugliese? Se voi prendete le regioni, vado a vedere che cosa vuole fare la Puglia da qui, no? Sono 5 anni, 3 anni, dipende che orizzonte, no? Quelle regioni fanno il piano sanitario e il piano sociale. Vi lasciate finire. O fanno il piano sanitario e fanno il piano sociale. Alcune regioni fanno il piano sociosanitario, cioè mettono assieme le politiche sanitarie assieme alle politiche sociali. Questa è già, capite, un'idea di integrazione, perché vuol dire che anche nella redazione di un documento programmatorio le istanze sociali e le istanze sanitarie vengono a convergere, non so se mi spiego. Ma non vuol dire che le regioni che fanno i due documenti siano regioni di serie B. Fanno una scelta diversa, cioè l'integrazione la troviamo non sui documenti programmatici, ma attraverso strumenti gestionali. Capite cosa voglio dire? Non è che basta avere un unico piano per dire mi salvo l'anima, perché uno può anche avere lo stesso piano e fare delle grandi scemezze. Prevalentemente che poi chi ci mette le risorse? Allora, no, le risorse ci sono, le risorse ci sono. Allora, io non ho mai parlato, chiedo scusa, oggi pomeriggio non avete mai sentito parlare di risorse scarse. Il problema è come si spendono. Perché se vi dico che la sanità pugliese costa tanto come quella lombarda, vi posso dire che sostanzialmente, anzi, potrebbe costare anche meno se non avesse i problemi, eccetera. Ma che spendete? Il doppio in farmaci, tutto in ospedale e poco in prevenzione, eccetera. Capite? Non è quanto si spende. E come si spende? Allora, come si spende è teorico. Vi sto valutando il tipo di servizi e dopo si dice che cosa manca, qual è la differenza. Perché altrimenti dico spendete troppo, non avrebbe senso. Allora, il problema è valutare che cosa c'è. Allora, tipicamente il distretto e tutti i servizi domiciliari, l'assistenza domiciliare respiratoria, capite? Che sono quelli che hanno bisogno dell'ossigeno, eccetera, eccetera. Sono servizi in Puglia fatta bene, tra l'altro, perché loro hanno fatto una scelta, Puglia rispetto, da questo punto di vista ai servizi, di accreditare, di non fare una gara regionale. Dice, tutti i soggetti, no? Devono avere le caratteristiche, devono stare in questo prezzo, poi uno va da dove vuole, sostanzialmente aprendo. No? Invece in altre regioni hanno fatto la gara, uno che dice, vince quello, voi dovete rifornirvi e vi arriva quello, so se mi spiego. È una cosa più trasparente, ecco, rispetto a logiche scelgo io e mando chi voglio, so se ho forse dato un'indicazione opposta a quella del predecessore dell'attuale, ok? Torniamo a noi. È il distretto il centro
dei servizi del territorio, che sono sanitari, il medico di base, la farmacia, per carità di Dio, lo specialista, e poi cominciano a essere l'assistenza domiciliare integrata, e poi cominciano a essere un po' diversi dal sanitario in senso stretto, perché sono le residenze sanitarie assistenziali, sono i centri diurni, capite? Sono i centri di servizi per autonomia, sono servizi per i tossici, ho detto, c'è qualcosa di, che è invece diverso. Il vero problema è quando mancano questi servizi, dove si scarica tutto? È sull'ospedale. Perché non è che uno se non ha la farmacia, cioè se manca questo legame col territorio, se è debole il territorio, è forte l'ospedale, perché non è che il cittadino sta bene per... Se manca la prevenzione, uno si ammala, dove va? Va, capite? Va in ospedale e consuma farmaci. Quindi siamo in un ciclo vizioso. Allora, come si colloca la Puglia da questo punto di vista? È sbilanciata rispetto ad altri sulla centralità dell'ospedale, ha le strutture, quindi il problema vero qual era? Riconvertire e chiudere le strutture ospedaliere, chiuderle, bombardarle, la popolazione si incazza, io preferisco avere i servizi sul territorio che non mi fanno ammalare che andare a togliere un'unghia incarnita sotto casa. Quindi il problema era, uno, chiudere le strutture perché non rispondenti al tipo di sanità. Secondo, riconvertire queste strutture in servizi territoriali. Quindi, medico, tu sei abituato a fare il primario, ti metti a fare il capo del capo, so, ti metti a dirigere l'equipe che fa assistenza domiciliare. Infermiera, lei è abituata a stare tutto il giorno, te ne vada in giro a fare un po' di prelievi, eccetera. Questo comporta il fatto di inimicarsi. Ma il problema non sono inimicarsi, il problema è che risposta do ai bisogni dei cittadini. Quando ero a Lecce stavano cambiando il sistema di esenzione di ticket, una delle ultime volte, no? Cioè hanno cambiato il livello di reddito, è incommiabile cosa, non sono tanto d'accordo con lui per, soprattutto dal punto di vista politico, del governatore che ha alzato il livello di reddito, no? Quindi ha permesso sostanzialmente una maggior pletora di esenzioni. È incommiabile cosa, specialmente in un momento di crisi, mi raccomando. Peccato che per cambiare, chiedere l'esenzione, c'era uno sportello aperto dalle 8 a mezzogiorno, c'era la coda dalle 4 del mattino che si cambiavano i fogliettini. Capite cosa voglio dire? E avete quanti disoccupati? Torno a quello che mi diceva la vostra signora, non lei, quella, la sanità costa, è una grande fesseria, perché bastava mettere 10 disoccupati per un mese, dagli, esagero, 5.000 euro, ma non dalle 8, alle 6 del mattino, perché se io vado a lavorare, chiedo scusa, vado a lavorare non dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10 di sera, perché se uno ha problemi, deve andare a prendere il bambino, eccetera, in una settimana io esaurivo tutte le cose. Questa non si chiama capacità politica, capite cosa voglio dire? Capacità organizzative, se uno ha le capacità di poter fare questo, se ho il blocco del turnover che gli è stato imposto, e se ho del personale che si rifiuta di fare questo, non lo potrò mai fare, però ho uno strumento per poterlo fare, che si chiama cooperazione sociale, tanto per capirci. Vabbè, torniamo a noi, è il distretto il centro della nostra attenzione, ok? Perché adesso bisogna fare l'altra faccia della medaglia. Abbiamo parlato dei servizi sanitari, bisogna parlare dei servizi... è qui che vi voglio. Fino a qui vi è chiaro, la Puglia è un po' più di qua e un po' meno di qua. Se mancano questi, viene anche meno quella integrazione o possibilità di integrazione tra il socio e il sanitario. Che cosa vuol dire? Che se mancano dei servizi... come dire, di prevenzione e di assistenza sanitaria a valenza sociale, dove scarico questi problemi? O sui poveri comuni, oppure sulla sanità in senso stretto, cioè sull'ospedale.
e quindi la spesa non è che diminuisce, la spesa anzi aumenta, cioè si medicalizza un problema sociale e scarica i problemi sociali sulla sanità. Quello che non riesco a scaricare sulla sanità lo scarico sui comuni. Altro che integrazione, capite? È proprio l'opposto dell'integrazione, perché separo maggiormente i due soggetti e devo ricorrere al piano di zona per riallacciare i fili del discorso. Il sociale che cos'è? Il sociale prima della legge... Mi state seguendo? Sì, ogni tanto vedo degli sguardi... Il fatto che vedo degli sguardi non vuol dire che non vedo degli sguardi intelligenti che mi seguono, però voglio capire se queste cose le sapete, le sapevate, le integrate, ve le razionalizzate. Sul? Sì, diciamo, le regioni meridionali, se lei prende, ha fatto 100 la spesa, diviso le A1, le A2, le A3, va a vedere cosa spendono, tanto per capirci. Prima di tutto, cosa vede? Che la Sicilia spende poco in sanità, la Puglia spende poco in sanità, non tanto. Ma tu vedi cosa spende l'Emilia, il Veneto? Proprio perché lì uno se lo pagano. Non so se mi spiego, se lo pagano, uno si paga i servizi e avrà diritto anche ad avere dei servizi migliori, insomma. Senza fare il leghista, devo pagare io i servizi pugliesi? Ok, una volta chiarito, io non sono leghista, mi raccomando. Una volta chiarito questo, parliamo di livello di spesa, la Puglia non spende tanto, la Sicilia non spende tanto, la Campania non spende pro capite. Il problema è che come li spende questi benedetti soldi? Perché se li spende in ospedale e in farmaci e trascura le altre voci di spesa, e non fa questa maledetta o benedetta integrazione, alla fine che succede? Che spende di meno, ma poi in realtà spende di più, mantenendo proprio le strutture ospedaliere che andrebbero chiuse. Non so se è chiaro, però mantenere le strutture ospedaliere vuol dire mantenere che cosa? Il presidio della salute? Attenzione, perché se è il presidio della salute ci sto anche. C'è il bacino elettorale e le amicizie e altre cose, lo attorniamo a vedersi sopra, io mi fermo perché è un argomento della mia lezione. Non so se è chiaro, non voglio parlarvi di moralità, io voglio parlarvi di economia. E l'economia per definizione. No, non solo prevenzione. Nella prevenzione dei servizi territoriali. Mi spiego bene. Di non sostenere dal punto di vista economico, organizzativo, non è che sono i suoi soldi, ma anche di risorse umane, capite? Le assunzioni devo farle anche pensando a tecnici, non solo medici, tecnici di laboratorio, tecnici, capite? Non è personale medico in senso stretto, se vuol dire stretto, vi è tanti, psicologi, capito il medico in senso classico. Se non è una scelta, ho una tradizione sanitaria che è orientata con strutture ospedaliere, per forza costano. Sì. Quindi se ho questo che costa, qualcos'altro costa necessariamente di meno. Devo riorientare i servizi sanitari verso forme diverse di erogazione dei servizi. Non ho mai detto che spende poco, ho detto che spende meno. Attenzione, questo, che è diverso. Questo orientamento diverso. Riorganizzazione dei servizi. Orientamento è stato già effettuato, certo. No, questo vorrei capire. No, se non è stato, non mi raccomando. È un discorso riferito principalmente a chi amministra questo tipo di progetti. Sono due cose. Un ritardo tra le allora, cose il primo coso è il sistema economico. Se un territorio è relativamente ricco, ma la sanità uno sostanzialmente non è che ha poi bisogno, salvo che deve andare all'ospedale, cioè, i farmaci non se li paga, ma non è che vado a perdere una giornata di lavoro per andare dal medico e mi fa la prescrizione, vado, so se mi spiego, no? Sanità privata vuol dire che se io sono qui, per carità di Dio, dalle 3 alle 8, non dico bene, finisco alle 8, immaginatevi che debba farmi una visita per la mia schiena, eccetera, io all'ASL, vado, mi dice guarda, devi venire alle 6.
Guarda, io finisco alle 8, e non è che loro dicono cambiamo l'orario, dicono e viene alle 6, vado a farmela privatamente, ma non perché sia io ricco, semplicemente perché lavorando, piuttosto che ci sono delle zone dell'Italia, vicino alle zone di confine, dove c'è una forte mobilità, che se ne vanno, vanno preferiscono andare in Francia a farsi l'esame che in Italia, tanto per capirci. Allora, non è colpa della Puglia, allora, c'è uno un problema di ricchezza del territorio, di alternative, tanto per capirci. Un altro effetto è che questo processo che abbiamo visto prima di de-ospedalizzazione e valorizzazione del territorio, vi faccio un nome solo, Basaglia, okay? È iniziato in certi contesti, in Friuli, Trieste, l'Emilia, cioè, dove hanno capito che era inutile mantenere le persone, ospedalizzate, non erano ospedali ma istituzionalizzate, cioè bisognava fare un'altra scelta. Sono partite prima non perché erano più bravi, ma perché, come dire, avevano anche un clima attorno, no? Non so se mi spiego. Qui in generale, no? Proprio una cosa che dirò dopo, è chiaro che la struttura, la sicurezza e anche la falsa percezione culturale, no? Cioè, se l'ospedale è una sicurezza, ma chi l'ha detto? Molto spesso gli ospedali fanno peggio che per alcune patologie, anzi è meglio evitare certi ospedali piccoli. Non so se mi spiego, non è che se uno per patologie, no? Un altro concetto è il case mix, ve lo dico com'è. Se voi prendete, è scritto così, case mix. Mi vengono fuori tanti concetti. Allora, se io voglio valutare un ospedale, guardo la complessità dei casi che tratta. È chiaro che devo fare sia per reparto, ci può essere scritto cardiologia, capito, chirurgia, devo capire che cosa fa però sto qua. Se è una chirurgia che fa appendiciti, capito, è una chirurgia che fa trapianti. Ok, vi sembra? Allora, la complessità dei casi trattati si esprime attraverso questo indice di case mix, no? Più è alto l'indice, vuol dire che è un ospedale che fa delle cose. Quando, non so, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che le strutture, parliamo di parti, nascite, no? Sotto i 1000, se un ospedale non fa almeno 1000 parti all'anno, è un rischio andarci? Provate a dirlo a uno che è abituato ad andare all'ospedale lì, ho capito, è un rischio, attenzione, vuol dire che la casistica, eccetera, consiglia di andare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, più casistica hai, è chiaro che è più sicuro, capite, non so se mi spiego. Allora, questo riorientamento è favorito anche da che cosa? Da un territorio che accetta più gli stimoli e anche dalla capacità del politico di essere, di politici, di essere sostanzialmente impopolari, perché vuol dire fare delle scelte, Io sono sicuro che avessi proposto questa cosa qui in Puglia, nessuno l'avrebbe votato. Non so se mi spieghi, che mi vota? Mi chiudi l'ospedale e ti sparo. Capite cosa voglio dire? È un discorso che bisogna dire, non che cosa ti do in cambio, che modello di sanità ho in mente. E se il modello di sanità che ho in mente, non io, attenzione, non ci mancherebbe altro, ma il modello di sanità che sta andando avanti nelle regioni, anche a causa della ristrettezza economica, è un modello che tende, come dire, a valorizzare che cosa? Il territorio, a ridurre drasticamente la durata della degenza, a deospedalizzare quanto possibile la cronicità, quindi a valorizzare che cosa? Il ruolo del distretto, del medico di base. La Puglia assolutamente su queste cose c'è andata in questi ultimi anni, penso al disease management, cioè dal ruolo del medico di base nella gestione del paziente, la cronicità. Questa è l'avanguardia della Puglia, non è vero che sia indietro, ma è andata, come dire, avanti su queste cose, avendo un fardello, scusatemi, no? Di istituzioni, no? Proprio di ospedali sostanzialmente, che era difficile da un punto di vista politico, no? Ripensare come invece centri di offerta di servizi molto più utili, efficaci e efficienti per la popolazione. Vi fate parlare di sociale, poi chiudiamo il cerchio, perché non finisco. Allora, sociale, fissatevi la legge 328. Allora, legge 328, rispetto a un prima, che
se i comuni hanno i soldi, perché il sociale, la responsabilità del sociale è dell'ente locale. Questa è regione, eh? E qui invece non siamo la regione, qui siamo a Galatina, Gallipoli, eccetera, eccetera. I servizi sociali sono responsabilità del titolare, no? La funzione è l'ente locale. Allora, se dico ente locale, immaginatevi in un contesto di differenze territoriali. Siamo un paese che non è a macchia di leopardo, gli asili nido, non so, l'informa giovani piuttosto che le vacanze per gli anziani, il trasporto degli alunni, le mense, ci sono alcune cose che ci sono, alcune cose di cosa sta parlando. Cioè, la legge 328 viene sostanzialmente circa un secolo dopo la legge Crispi. La legge sostanzialmente che ha creato le istituzioni di pubblica assistenza, cioè la prima, il compito dello Stato unitario nuovo qual era? Anche di pubblica assistenza e beneficenza, non è più un compito, capite, della carità o tantomeno della Chiesa, è un compito pubblico, pubblico, quindi è un diritto. Quindi se uno mi vuole far tornare la mano indietro, quindi è rimasto indietro, mi torna prima della legge Crispi, altro che sono l'innovatore, se preunitario, borbonico direbbe qualcuno, torniamo a noi. Poi uno può piacere anche i Borboni, se voi andate a Napoli c'è una bellissima pizzeria dove c'è, che si chiama i Re Borboni, dove andate, sono proprio Borboni, ma sono affari loro, insomma, no? Come si diceva prima, sono milanisti, insomma, no? Torniamo a noi. Quindi eravamo un territorio molto differenziato, ci fu poi nell'ambito dei primi processi di decentramento amministrativo, un ripensamento di questi servizi nel 77, ma c'era bisogno di una legge quadro. Di una legge quadro vuol dire che poi spetta le regioni, legge quadro è una cornice, no? La SIN, come dire, la 381 è una legge quadro, spetta la regione Puglia, no? La parte applicativa della legge, no? Quindi la teoria ci occorre una legge quadro, sapendo che la competenza, nella logica della riforma del titolo quinto, di queste cose, lo Stato può intervenire, ma sento, la responsabilità è sempre dell'ente locale, quindi la linea guida non può, perché è di competenza, e qui nasce un po' un discorso se è competenza esclusiva o perché è dell'ente locale, oppure ci deve essere... Vabbè, facciamola abbastanza bene su questo punto. La legge 328 viene a sanare un deficit di un secolo di organizzazione e cerca di armonizzare su tutto il territorio nazionale l'insieme, la rete, la chiama, dei servizi sociali come diritto della persona, e quindi il finanziamento e la logica è quella universalistica, non la logica pago, contributivo, eccetera, eccetera. Quindi siamo in un ambito... Se è fiscale vuol dire che devo recuperare risorse attraverso meccanismi che sono, uno, la compartecipazione, che è individuale, ma fiscali, quindi dei fondi nazionali o regionali, comunque fisco, imposta, capite? Perché è un diritto a chi è in quelle condizioni ricevere quel tipo di servizio, non la carità. Come è organizzata e quali sono i servizi sociali? Allora abbiamo... lo Stato, che questo dipende dai soldi, questo sì, ma dipende anche dalle scelte politiche, che crea i fondi, diciamo dei serbatoi in ambito della legge finanziaria per la non autosufficienza, per il servizio sociale nazionale, fondo sociale nazionale, per i giovani, per il servizio civile, cioè sono dei fondi per le tossodipendenze, ok? Sono dei fondi nazionali, e qui la scelta naturalmente è politica. Se poi andate a vedere che differenza c'è fra 2006 e 2007, quando c'era un certo governo, 2008, 2009, 2010, quando c'era un altro, vedete che li hanno completamente azzerati. Allora, qui il problema non è, capite, è che cosa comporta il fatto di aver azzerato questi fondi. Vuol dire che poi le regioni sono rimaste maniche di camicia, un braghe di tela, hanno dovuto...
con risorse proprie finanziare questi servizi, senza aver più, adesso hanno ripristinato in parte il fondo per la non autosufficienza, che sostanzialmente era andato a, no? Fondo affitti, per esempio, fondo sostegno affitti, se arrivano questi soldi dallo Stato, il Comune può dare l'integrazione alle famiglie che non riescono a pagare l'affitto, comunque, no? Abbassare l'affitto a queste persone. Se non arrivano dallo Stato, deve essere il Comune che col proprio bilancio fa fronte a questo. Non so se sei chiaro. Allora, lo Stato crea fondi sostanzialmente, fisco, ok? Se ci sono meno risorse, le trasferisce alle regioni. Le regioni sono, come dire, programmatrici dei servizi. Programmano il piano sociale o il piano sociosanitario, dipende se si integra o meno, ma responsabilità di questo, bypassando per un momento le province, sono i comuni. Quanti sono? Domanda, vediamo un po'. Chi è che ha fatto economia qui dentro come studio ragionieristico? Anche lei ha fatto economia. Dove l'ha fatta? Perché non l'ha fatta in Bocconi? E perché non l'ha fatta? Quanti sono? E se la prenda con lo Stato? Mi segua, mi guarda negli occhi. Quanti, e ho chiesto a lui, quanti sono i comuni in Italia? Ottomila cento. Dato che sono più di 8.000, vanno da comuni come quello che c'è nella mia provincia, che ha 24 abitanti, dicasi 24, a comuni che sono tipo Roma, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di qualcosa che, sì, la responsabilità del comune, immaginate il comune 24 abitanti, le politiche sociali del territorio sono tua responsabilità, il sindaco che fa neanche il sindaco. Allora, gli enti locali, naturalmente non esiste la categoria dell'ente locale come programmazione. Bisogna uno strumento che superasse questa distinzione, no? Frammentazione, e soprattutto mettesse in rilievo che cosa? Che non è che tutti devono dotarsi degli stessi servizi, poi ci possono essere servizi che sono erogati dei doppioni sostanzialmente. Faccio una casa di riposo qui, una casa di riposo qui, quando, non so se mi spiego, no? Non si chiama casa di riposo, ma si chiama residenze assistenziali, abbiamo detto, se sono sanitarie RSA. Lo strumento di integrazione si chiama piano di zona, che dice sostanzialmente che i comuni che corrisponde tendenzialmente al distretto, distretto sanitario e distretto sociale, chiaro che si chiama ambito. Ambito. Chiaro che ogni regione nomina questo in forma diversa, chiamatelo ambito, chiamatelo distretto, per me capite la stessa cosa, basta che se mi spiego, ci capiamo. Se corrisponde vuol dire che c'è già uno sforzo di integrazione, perché abbiamo le stesse cose. Che cosa deve garantire il piano di zona a tutti i cittadini? Alcuni servizi che devono essere garantiti a prescindere, che non li può garantire il singolo. Faccio un esempio, il segretariato sociale, cioè dove rivolgersi per uno dei problemi. Il mio comune di 24 abitanti non ha bisogno, uno va dal prete o va direttamente dal sindaco, non ha bisogno dell'orario d'apertura, no? E altra cosa è un comune che ha 100.000 abitanti, ho bisogno di un luogo che ascolti le problematiche e indirizzi le persone, non so se mi spiego, no? Allora, deve garantire alcuni servizi a tutti i cittadini, servizi evidentemente segretariato, quindi di ascolto, di indirizzo, di consulenza, servizi per le persone anziane, non autosufficienti, eccetera, eccetera, servizi per la disabilità, servizi. Il piano di zona, che cosa sostanzialmente fa? Prevede e programma i servizi sociali non del singolo comune ma dei comuni associati. Quindi di fronte a una attenta analisi del territorio,
tendenze demografiche, caratteristiche sanitarie, sociali, eccetera, quali sono le risposte in termini di servizi, quali sono evidentemente le difficoltà dei servizi, eccetera, quali sono le priorità. A gestire il piano di Fidona c'è l'ufficio di piano, che tendenzialmente è nel comune capoluogo di maggiori dimensioni, eccetera, eccetera. Le risorse, come si finanzia questo benedetto piano di zona, quindi servizi sociali? La risposta è, se vi dicono la regione, dite non è vero, è la più grande fesseria che uno può sentire. Da chi è finanziato il piano di zona, nonché tutti i servizi? Tre livelli. Allora, avete... chiedo scusa, ma non è colpa vostra se voi dite così. Allora, da chi è finanziato? Allora, il primo livello è dal cittadino. Perché se io vado all'asilo nido, scusatemi, lo pago. Quindi c'è una quota di finanziamento dei servizi che è comunque a carico del cittadino. Servizio a domanda individuale. C'è l'ISE che mi dice, attenzione, se sono esente, quanto pago. Ma sono servizi a domanda individuale, quindi la mensa, per dire, per fare un esempio. Dice, se uno mi dice la mensa è finanziata dalla regione, scusatemi, non uscite da questo corso, da questa lezione dicendo così, perché mi prendono per un... non posso raccontare di frottole, capite? Allora, in primo luogo c'è una parte che è la compartecipazione, cioè fonti proprie dei cittadini, insomma, una parte, no? Servono per finanziare. La parte, per esempio, rette delle residenze sanitarie assistenziali e delle RSA, cioè sono a carico del singolo utente. Se non può, interviene il comune. Se c'è una cosa, per esempio, a carico del comune dove la regione non ci mette becco, qual è? I minori al di fuori della famiglia. Cioè, lì non c'entra la regione, è il comune che paga tutta la retta, tutta se la paga. E guarda che quando nelle comunità protette, nelle comunità familiari, eccetera, questi casi hanno un grosso impatto sul bilancio comunale, perché se voi prendete quanto costa giornalmente, visto che la retta è attorno a 70-80 euro, qui in Puglia fate per 365, un piccolo comune, le spese sociali l'ha già finita. Allora, in primo luogo c'è una parte di finanziamenti che sono di tasca propria. Una parte, attenzione, sono di origine, diciamo IMSS, per capirci. Cioè l'invalidità che poi va a finanziare questo. Uno dice perdo il diritto a ricevere, prima la Regione Lombardia ha dato un bonus di 500 euro a chi teneva il non sufficiente a casa. Chiaro che se va in istituzione perde quel tipo di bonus, no? Tanto per dire. Quindi tutte le indennità, no? Di accompagnamento, chiaro che vanno a finanziare, non sono del cittadino, cioè sono del cittadino, ma vanno a finanziare quel tipo di servizi, non so se sei chiaro. La parte più importante è del comune, attraverso il proprio bilancio, che finanzia tutti questi servizi. È chiaro che finanzia quasi esclusivamente servizi comunali che riguardano, ripeto, asilo nido, le mense, i trasporti, eccetera. E per quanto riguarda altri servizi ci interviene la regione, che sono utilizzati quegli altri fondi di cui sopra, no? Non autosufficienza, tossodipendenza, eccetera. No? Quindi il comune attraverso il proprio bilancio. Quindi cittadino o con soldi propri o con soldi comunque che derivano dall'IMSS. Il comune attraverso il proprio bilancio e la regione attraverso due canali però. E qui sta il problema. Il canale ASL, ovvio, quindi il canale sanità, perché c'è la componente sanitaria, una struttura residenziale assistenziale, no? La parte sanitaria è in carico alla regione. Il problema è che la parte assistenziale è in carico agli altri due, o il cittadino o il comune. Dove questi servizi, dicevamo prima, sono molto sviluppati, che la regione interviene molto attraverso fondi regionali, no?
quindi attraverso le ASL, e o la regione può utilizzare, deve utilizzare che cosa? I fondi, il fondo sociale regionale, che sono risorse sociali, cioè non sanitarie, che sono destinate ai servizi sociali, non alla sanità, se mi spiego. Negli ultimi anni, Puglia compreso, che è successo? Sono molto ridotti i fondi nazionali, non sufficienza, eccetera. La regione cosa ha fatto? Tutto necessariamente, tutte le regioni, ridurre i fondi sociali regionali. Che cosa ha aumentato? Perché poi non si potevano... Hanno aumentato la parte? Sulla zuppa è pan bagnato, la parte sanitaria. Quindi si è, in maniera impropria, caricata sulla sanità una componente di spesa che invece era di tipo sociale. Questa è una forma di integrazione negativa dal punto di vista, perché il sociale è una cosa, il sanitario è un'altra, ma se le risorse, come dire, vengono meno su un versante, devo spostarmi sull'altro. Quindi negli ultimi anni, Puglia compresa, sono aumentate fortemente le risorse impegnate sul sociale della componente sanitaria. La domanda, che poi porta anche a fare quell'affermazione, la regione, che non so se mi spiego, ma non è la regione, o meglio, non è solo la regione, e in molti casi non dovrebbe essere la regione, perché dovrebbero essere invece gli enti locali attraverso le risorse del fondo, o la regione, oppure gli enti locali attraverso le risorse che gli derivano dal... Allora, il piano di zona quindi è finanziato da queste fonti, che sono entrate proprie, fondi comunali e fondi regionali, ok? Di derivazione ASL e di derivazione fondi sociali, ok? Più c'è quella non sufficienza, capite, no? La regione può anche finanziarsi determinate cose. Queste sono le fonti. In economia, se ci sono le fonti, sono anche gli impieghi. Che fine fanno queste cose? Voi dite, ok, finanzio qualcosa, no? Queste sono le fonti di entrata. Non so se posso fare una domanda, poi magari se è il caso di rispondere adesso, sì. No. Ma se per esempio esiste un fondo europeo, no? Come transita? Allora, ci deve transitare. Allora, io no, vediamo un po' di capito. La sua domanda non solo è pertinente, ma è doverosa. Mi permetta di fare un... Facciamo uno schema dove... Poi dopo, ci sono i fondi del POR, il POR stabilisce degli assi, quegli assi finanziano determinate azioni che vanno ai piani di zona, non so se mi spiego. Ma in generale, il finanziamento, non so se è chiaro, io voglio fare uno schema dove abbiate chiaro le fonti e gli impieghi, quindi i servizi. Poi dopo ci aggiungiamo anche le opportunità di finanziamento. Per esempio, dentro le politiche sociali, abbiamo parlato di politiche del lavoro fino adesso, io ci devo mettere per forza l'inserimento lavorativo del disabile come asse delle politiche, capite, no? Ma non usa, cioè, c'è nel piano di zona, capite, non quel tipo di... Ma il tipo di finanziamento avviene sulla base di bandi, che sono un corollario del piano di zona. Cioè, c'è il piano di zona che dice, no, abbiamo questo tipo di attività per quanto riguarda, no, il collocamento mirato disabili, questo tipo di... Ma i finanziamenti a quel tipo di servizi vanno sul capitolo, la regione fa dei bandi apposta che finanziano quella cosa. Capisci? Quindi non è... Finanziano i servizi sociali, ma non direttamente il piano di zona. A meno che il POR stesso, ma qui siamo a un altro livello, stabilisca un asse a tutte le... i piani di zona che garantisca questo tipo di inserimento. Cioè finanzia tutti, capite? Ma è una cosa che è decisa dal POR, non è decisa da... Allora, torniamo a noi e finiamo questa parte. Se abbiamo le fonti, come vengono utilizzate queste cose? Naturalmente per erogare i servizi sociali, che tendenzialmente sono distinti in quali categorie. La prima è l'infanzia. In ordine di importanza, la prima categoria delle politiche sociali qual è? Gli anziani. Perché voi avete, qui avete le case, ex case di riposo, centri diurni, residenziali, semiresidenziali, la componente non sanitaria dell'RSA, gran parte delle risorse sostanzialmente, sia regionali, FSR, va a finanziare
la parte anziani. Poi cosa avete? La parte infanzia, maternità, che sono i servizi per l'infanzia, cioè l'asilo nido, la scuola materna, eccetera. Poi avete la parte, che cosa? L'emarginazione, sono sostanzialmente tutti gli interventi per, eccetera. La parte, le migranti, insomma, no? Stranieri, eccetera. La parte disabilità, quindi tutti i servizi per la disabilità. Quindi avete queste macro categorie e come sono distribuite attraverso i servizi. Non stupendosi che molto spesso questi servizi sì, ci sono, ma finanziano se stessi. Perché? Perché il loro ruolo qual è? Di consulenza, di informazione e non di erogazione di servizi. Perché? Perché il problema vero di questi, sto avvicinandomi alle cose che devo dire, evidentemente, è chi eroga i servizi. Perché io i soldi li ho presi dal cittadino, dal fondo, eccetera, eccetera, poi ci mettiamo pure il POR che mi stabilisce determinate cose, eccetera, la regione, il FESR, l'FS. Abbiamo riempito di risorse il nostro. E chi eroga questi servizi? A una parte naturalmente serve a finanziare che cosa? Le strutture. Cioè, sostanzialmente sono a finanziare la parte amministrativa, no? Dove vado, quindi, eccetera, eccetera. Ma gran parte serve a finanziare non il pubblico, ma chi erano questi servizi. Quali sono i soggetti che erano questi servizi? Abbiamo il privato profit. Pensate a tutto il tema. Chi erano l'assistenza domiciliare, no? Il servizio di assistenza domiciliare, non l'ADI, il SAD, chi gestisce l'RSA, tanto per capirci, no? Possono essere anche delle società accreditate, ma gran parte di questi servizi è erogato da organizzazioni non profit, in particolare da fondazioni. Le ex IPAB sono state trasformate, anche qui le regioni poi hanno cambiato anche l'orientamento, insomma alcune le hanno comunque mantenute nell'ambito pubblico, sono diventate sostanzialmente servizi alle persone, ASP, alcune come Lombardia erano qua tutte privatizzate, anche qui la scelta questa sì è politica, perché privatizzate vuol dire fondazioni non sono più di diritto pubblico, sono... per definizione è un diritto privato, quindi hanno privatizzato i servizi sociali. Allora, quindi fondazioni, ASP, quindi aziende di servizi alla persona, molti servizi sono in economia, per esempio, sono gestiti direttamente dal comune, ma gran parte sono gestiti dalla cooperazione sociale, dalle COPS sociali. In questo caso tipicamente di tipo A però, oppure miste, però tendenzialmente di tipo A, cioè gestione dei servizi sociosanitari, educativi, quindi l'asilo nido, la casa di riposo, quindi gestire l'informa giovani, l'orientamento scolastico, le gite degli anziani, le vacanze in montagna, i tour dei bambini all'estero, eccetera, i giochi in spiaggia, i girotondi durante la festa patronale, andate avanti, il trasporto, sono tutti i servizi, l'assistenza alle persone, l'animazione, si va dall'animazione a delle cose un po' più particolari. Insomma. Questo è un po' il quadro, quindi... quali sono i servizi sociali e sanitari della Regione Puglia? Questa è la parte. Allora, sulla parte sanitaria abbiamo visto, no, quel tipo di ragionamento, vedasi prima, no? Abbiamo costruito un modello. Dal punto di vista sociale abbiamo detto questi sono gli erogatori, questi sono i servizi.
Che differenza c'è tra Regione Puglia rispetto ad altri contesti? O quali sono le caratteristiche? Ha la possibilità, e questo è un grande vantaggio, nella sfortuna, dell'utilizzo di risorse, delle risorse comunitarie, che per esempio per noi, come Regione Lombardia, sono, non facciamo parte dell'obiettivo convergenza, quindi abbiamo risorse un po' diverse, anche l'FSE nostro è molto diverso da quello della Regione. Quindi il poter utilizzare con alcuni assi, alcune azioni finalizzate, no? Alla coesione, all'inserimento lavorativo, a servizi specifici a favore di determinate categorie cosiddette svantaggiate, eccetera. Quindi una modalità di finanziamento che non ho messo nello schema, ma devo aggiungere necessariamente, è proprio quella dell'accesso attraverso la presentazione, no? Il posto definisce degli assi e poi il piano di zona deve poi richiedere il finanziamento. Ci sono i soldi, ma bisogna anche, no? Utilizzarli, quindi fare bei progetti a livello di piano di zona e trovare soprattutto chi gestisce, chi fa i progetti, attenzione, questo è fuori discussione, ma chi gestisce poi il progetto. Volendo sintetizzare tutto questo, torno alla 328. La 328 non parla di servizi sociali, parla di rete dei servizi alla persona, e anche la legge regionale pugliese, rete dei servizi. Rete vuol dire che ci sono tanti soggetti, in primo luogo, che stanno assieme, collegati. Quindi sia per quanto riguarda i progetti che per quanto riguarda la partecipazione ai bandi e la gestione dei servizi stessi, prioritario è creare rete e integrazione tra diversi soggetti, cioè chi gestisce una casa di riposo, per carità, può andare avanti, una RSA, scusatemi, o un asilo nido, potrebbe andare avanti sostanzialmente per tutta la vita a gestire quella struttura, ma se vuole, come dire, essere un soggetto, andare a aprire nuove opportunità, eccetera, deve necessariamente non ragionare da solo, ma mettersi, adesso, a parte l'ATI, no? Che è quello che mi ha fatto venire vostro malgrado in questa sede, un ATI, quindi una sorta temporanea, cioè sono diversi soggetti che collaborano, capite, in un unico progetto, e ragionare in rete. Quindi è il potenziare le risorse del territorio attraverso che cosa? L'integrazione sia delle fonti di finanziamento, sia della progettualità, che delle fonti di finanziamento e dell'erogazione di servizi. Chi fa cosa, si diceva prima, no? Cioè soggetti diversi. Torniamo a noi. Quindi, cosa definisce sostanzialmente la Regione Puglia? Uno, recepisce la legge quadro con propria legge regionale, in primo luogo. Quindi c'è la legge regionale pugliese che crea, diciamo, organizza questo. Anno per anno definisce cosa? Le risorse che attraverso il fondo sociale e gli altri fondi affluiscono ai piani di zona per l'erogazione dei servizi e definisce cosa? Le relazioni contrattuali attraverso o convenzioni o indicazioni ai comuni per quanto riguarda le relazioni con questi soggetti. A livello di soggetti devo tornare, chiedo scusa, Opa. A questa pagina, perché è ok, stiamo parlando di che relazioni ci sono tra la pubblica amministrazione nell'ambito dei servizi sanitari, sociali e sociosanitari e i soggetti erogatori, capite? Assolutamente parliamo di appalti, non so se vi interessa questo discorso, penso che sia la cosa, ecco. Mi fate accendere un pochettino, no, mi devo schiacciare solo, adesso vi metto un'altra serie perché è molto più chiaro il discorso. No, tolgo questo, abbiate pazienza un secondo che...
No. Naturalmente prima che lo trovi. Prova, è abbastanza semplice. Wow. Ci vedete? Sì. Anche qui andrò abbastanza velocemente. L'evoluzione del contesto ambientale e le relazioni, qui della cooperazione sociale, eh? Volevo mettervi alcuni schemi. Anche perché alcuni discorsi li abbiamo già fatti, l'evoluzione, no? Del contesto ambientale in cui si colloca, diciamo, il no profit, in particolare la cooperazione sociale. Quindi, se parlo di cooperazione sociale, specialmente di tipo B, devo parlare di aumento delle situazioni multiproblematiche, cioè il disagio a faccettature molto diverse da quelle classificate nella 381, tanto per capirci, no? È un concetto di svantaggio molto diverso e soprattutto che è stato anche aggiornato dal punto di vista dei regolamenti comunitari, no? Lo svantaggiato italiano 381 è diverso dallo svantaggiato regolamento CE 2402, se non mi ricordo esattamente il numero. Quindi quello che interessa è che è multiproblematico, che vuol dire che può presentare, anzi più di volte presenta, problematiche diverse rispetto a classiche separazioni, disabile, più tossico, carcerato, anzi più di volte carcerato. Poi. Rischio e marginazione. Cambiamenti nella figura del socio lavoratore, però anche una persona che tutto sommato rispetto alla 381 classica del 91 ha livelli di studio, esperienze eccetera eccetera, soprattutto perché sposta anche in avanti l'età, non è più quello che prima occupazione, ma è uno che ha lavorato ma oppure ha avuto un percorso frammentario eccetera. La pubblica amministrazione, diminuzione delle risorse pubbliche e servizi di sostegno al disagio sociale, è indubbio. Diminuzione o mancanza, qui torniamo a prima, dove ci sono o le risorse per. Delle tecniche di intervento sociale che sono cambiate notevolmente, i modi con cui si affrontano determinate, no? Però non devo parlare io, se mi è permesso, deve parlare chi di questi operatori, chi di queste problematiche si occupa, insomma, per tutta la categoria del disagio mentale o della disabilità psichica, sono molto più complesse anche e costose, se mi è permesso. Occorre anche avere maggior capacità di intervento rispetto, no? Lasciamo perdere Basaglia, prendo la chiave, butto via, non so se mi spiego. Un'altra cosa dal punto di vista la cooperazione sociale consolida i servizi. Possiamo dire che nel corso degli anni oramai è una realtà consolidata, come parla della pubblica amministrazione, anche con fenomeni di fusione, di accorpamento, un conto l'iniziativa, lo start-up, l'entusiasmo, no? E poi bisogna anche andare avanti. Dico sempre, sì, ma alla fine del mese, il 27, bisogna pagare gli stipendi, cioè bisogna essere in grado anche di avere un volume di attività. Non dipendere dal pubblico, per esempio, un'altra bellissima cosa. Perché se io faccio lavori sempre con l'articolo 5 della 381 sotto soglia per un comune dove ho i miei contatti, eccetera, vince Attilio Gugiatti da Sondrio, non vi do più niente, e la cooperativa, no? Senza agganci, senza cose, eccetera. Maggior rilievo, questa cosa molto importante, sempre più la cooperazione sociale in aree territoriali, evidentemente non omogenee sul territorio, si finanzia, si espande e trae propria linfa non dalla partecipazione a bandi, dalle gare, ma attraverso la coprogettazione degli interventi. Poi vi leggo una serie di esempi su questo, cioè
la coprogettazione di interventi. Volessi tradurre questo in un concetto, dalla cooperativa che sa fare le cose, che decide però, attenzione, qualcun altro, bando, no? Comune, eccetera, regione, non mi interessa, POR che dice questo, ha una cooperazione sociale che dice, attenzione, noi, cooperazione, comune, attraverso il piano di zona, coprogettiamo e andiamo dopo a chiedere il finanziamento in sede comunitaria. Equal, se vi ricordate, Equal come era proprio così, era l'opposto come logica. Era ricercare il partenariato a livello locale per poi dopo andare a chiedere, insomma dire, accedere al finanziamento. Questa logica, che è l'opposto del top down sostanzialmente, a me piace definirla con una parola che è brutta dal punto che è strausata, si chiama governance. La governance vuol dire mettere assieme delle cose per salire, non ci mettiamo d'accordo per fate voi quello che dico io, capite? Governance. Allora, governance è dal territorio, dalla cooperazione, dagli enti locali, sviluppo il progetto, coprogetto e vado poi dopo a chiedere, a ricercare il finanziamento, dove c'è naturalmente possibilità, non viceversa. Regione, che è un processo tipicamente di top down. Provate un po' a leggere queste cose che vi sto per illustrare. Ce l'abbiamo, sono cinque lucidi e poi vi leggo due cose, insomma. Poi il materiale ve ne do, eh. Poi vi ho promesso, e ogni promessa naturalmente è un debito, che la prossima volta che sono a Lecce, siccome tendenzialmente ho tempo, voglia, eccetera, fatemi un colpo di telefono, ci mettiamo d'accordo, una mezza giornata, per chi fosse naturalmente a disposizione, gratuitamente parlando, da Lecce venitemi a prendere in macchina, e mi ci riportate però, vengo volentieri, quindi trovatemi una sala, trovatemi anche senza streaming, ok, vai su approfondimento sugli appalti, cose più, progetti, se, ripeto, io sono disponibile, lei ha sentito, dico bene, prima, quindi, certo, un giorno che sono a Lecce, sono qui per fare lezioni in università, invece di andare via, che so, il giovedì, vado via il venerdì, piuttosto che invece di partire al mattino parto la sera. Non che mi fate stare qui una settimana a Gallipoli, al mare, piuttosto che, perché altrimenti non avrebbe senso, ok? Quindi una promessa. Quindi, se mancasse qualcosa al completamento del mio quadro, vengo volentieri. Aumento la capacità imprenditoriale. Guarda, nella cooperazione di tipo B ci sono delle teste che sono pensanti, come progetti, come anche la tipo A, in generale. Non è più la cooperazione, come dire, all'arrembaggio, anche perché esistono e si sono rafforzati notevolmente i consorzi di cooperative. Penso al Solco, al ruolo di CGM, per esempio, al ruolo delle centrali stesse, Lega Coop e Conf Cooperative, anche come capacità di lobby, sono potenti, proprio nei confronti dei politici, se puntano i piedi sono abbastanza tosti. Miglioramento dell'organizzazione, senso anche come strutture, aspetti organizzativi, distinzione di ruoli, chi fa cosa, che tutti lì all'arrembaggio adesso, no? Responsabile, no? Fundraising, responsabile, chi è che è responsabile marketing che sentivo prima? Comunicazione, che non è che mi... Ah, lei che comunicazione, comunicazione è un ruolo che per esempio una volta comunicavano tutti, adesso è una cooperativa, c'è cioè quello che si occupa di... responsabile della progettazione, no? Quindi sono già assetti diversi dall'arrembaggio, amici, eccetera, eccetera. Aumento della complessità e articolazione dei servizi, no? Da quello, poi ci aggiungo anche quello, poi faccio sì gestione della RSA, cooperativa, Poi faccio anche la gestione del centro diurno, faccio la distribuzione dei pasti, quindi ci mettete tutte le cose che avete già visto, mi pare, in altri moduli, no? Cioè da un servizio poi fare altro.